Sei qui? È terribile. È terribile. Vieni qui. Dove siamo noi? Cos'era? Raga, io le sto dando proprio le spalle, non sono coperto. Avvisatemi se vedete qualcosa perché mi metto a correre. È tutto tranquillo, Ste. Sicuro? Sì, sì. Oh, sì. Quei passi li ho sentiti benissimo. Cos'è? Dove? Ho sentito tum. Ste, guarda. Adesso ancora. Messa a fuoco manuale. È passato qualcosa. Davvero? Sì, sopra la videocamera. Un pianto. L'ho sentito anch'io. Sì. Per favore smetterla di toccare la telecamera. Guarda. Adesso. Guarda. Ci siamo noi adesso a giocare con te. Non devi giocare più. Non devi giocare più con l'entità cattiva che c'è qua. Vado.
spalle scoperte completamente. Io riesco a vedere sto. Non riesco a vedere. Ok. Troppo. La seduta è aperta. Un bambino comunica con questo libro. Scomparire. Scomparire, raga. Scomparire. Il bambino gioca. Appare, scompare. Vuoi giocare? Hai salvato questo palazzo in tempo di guerra? Mecca. 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 Oddio. Cosa? Non è che... è musulmano. Un bambino musulmano può essere. Sei musulmano? Riconosco. Non ci credo. Dai,
cosa diavolo vuoi da noi? Rivivo, raga. Sei stato evocato da qualcuno in questo pazzo? Bianco. Come? Rifallo un'altra volta e poi chiudiamo via. Demone, sei stato evocato da qualcuno in questo palazzo? Non ci credo, non ci credo. Bianco, sì, è questo, te lo dico io. Abbiamo imbroccato il discorso giusto, vero? Statua, raga. Utilizzi una statua. Che questo può essere qualcuno che ci dà qualche dritta. Esatto. Utilizza una statua dentro la nostra abitazione come portale. Confusione. Puoi dirmi questa statua com'è fatta, per favore? Cos'è stato? Non lo so, si tocca. Cos'è? Sì. Sì. Non è che? No. Era ancora quello scricchiolio di legno, come se qualcuno toccasse o camminasse sul legno. Qua c'è qualcosa di legno, cioè? No. No, tutto cemento. Potete darmi una dritta per capire che cos'ha questa statua, come la riconosco? Avidamente. Non capisco. Come faccio a riconoscere questa statua? Ste, hai parlato tu? No. Oddio. Ma ripetuto la stessa parola. Cosa? Avidamente. L'ha detta. No, io non ho detto nulla. L'ha detta. Come faccio a riconoscere questa maledetta statua? Porca miseria! Te l'ho detto. 25-40. Ah, ma è assurdo. Non l'hai ripetuta tu e non ne so neanche più. Era ancora quello scricchio.
scricchiolio di legno, come se qualcuno toccasse o camminasse sul legno. Qua c'è qualcosa di legno, cioè no, no, tutto cemento. Potete darmi una dritta per capire che cos'ha questa statua, come la riconosco? Avidamente. Capisco. Come faccio a riconoscere questa statua? Ste, hai parlato tu? No. Lo ripete, sì. No, pazzesco. Lo ripete. Ed effettivamente non è neanche la voce di Stefano. No. Cioè, anche se. Anche perché è più lenta. Sì, lo dice. Bravo. Sembra proprio quella di. Sembra quella di un bambino, però. Bambino? No, scusa, riprova, Fabio, perché voglio risentirmela. Scusa. Io. Hai parlato tu? Faccio riconoscere questa statua. Avidamente. Non è bambino. Pazzesco, eh? È incredibile. Vitamente. Così. Una. Chiarissima. Infatti io sono rimasta scioccata. Questa cosa è assurda. L'unica cosa che dobbiamo capire adesso. Sì. Abbiamo capito che c'è qualcosa. Abbiamo capito che l'attività è qui, ma è anche su. Dove abbiamo sempre sospettato. Esatto. Le mura della casa, su sì. Ci sono le mura portanti. Può essere tutto collegato con il sistema della casa, perché anche quello che ha detto, no? Salvato, secondo me all'inizio non era un'entità malvagia. No. Poi dopo sì. È entrato, perché si sa come succede con le comunicazioni, no? Questa cosa secondo me è proprio impregnata nel condominio, in questo palazzo, e noi riusciamo a sentirlo, a vederlo, e è normale che abbiamo queste risposte. Però ti ha detto naso sì. In questa statua. E io credo di sapere quale possa essere. Secondo me può essere proprio quella. Naso. Ricordi. Sì. Quello è un ricordo. Sì. Poi cos'è che aveva detto anche? Statua, naso, ricordati avidamente. Avidamente. Effettivamente, il Mammutones è una figura molto imponente, molto brutta, avida. Non so, non conosco bene la tipologia, però comunque l'avido non è una bella parola. E effettivamente se devo guardare la bella parola con la bella presenza, di certo non è di bella presenza. Ok, c'è tanto da lavorare, raga. Tanto da lavorare.